Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in queste parti extra stiamo riaffrontando i nostri vari rivali, capi palestra, amici. In questo momento abbiamo affrontato già tutti gli amici di Ash, quindi i vari Misty Brock, che c'era ancora anche Serena, Lucinda, Vera, tutti questi qui li abbiamo già affrontati. Ora stiamo affrontando invece i rivali. Quindi nello scorso episodio abbiamo affrontato per esempio Gary, Paul, Barry, proprio i rivali di Ash. Ora iniziamo affrontando un altro rivale di Ash. Dobbiamo quindi tornare ad Unima, perché ora eravamo a Sinnoh. Eccoci qui ad Unima. E vediamo se lo troviamo. Eccolo qua, abbiamo Trip. Allora, Trip inizierà con Serperior. Quindi ci conviene mettere davanti Charizard. Tocca mettere Charizard. Ah, sto cercando di capire cosa fare ora della mia vita. Penso che tu possa distrarmi. Vai. Distraiamo un po' il povero Trip che non sa cosa fare della sua vita. E andiamo con Flamethrower. È abbastanza distratto ora, secondo voi? Trovandosi davanti un Charizard da 93. Con Keldur, tipo lotta. Andrei con tipo lotta, un po' un problemino. Lasciamo Charizard. E andiamo di volo. Super efficace. E addio. Poi Frillish. Cambia Pokémon. E contro Frillish invece usiamo Pikachu. E andiamo di Thunder Punch. Poi Vanillite invece. E Heracross, tutto tuo. E direi di farlo anche Mega Evolvere, che dite? Vai, Mega Evoluzione e Zuffa. Perfetto, poi Tranquil cambia un Pokémon e contro Tranquil mando Greninja. E andiamo di Geloraggio. Un po' deboluccio questo trip, eh? Gli altri rivali sono diventati molto più forti. Lampent. Andiamo di Surf. Perfetto. A questo punto possiamo andare a Kalos perché mi è triplo abbiamo battuto. Cos'è che dicevo essere stato sconfitto? Cosa dovrei fare ora? Sempre più confuso, poverino. Allora andiamo a Kalos. Allora, qui vediamo se riusciamo a teletrasportarci ora perché dobbiamo andare ad Endemil Town ed entrare nella Frozen Cavern. Allora, il prossimo è Alain, che inizierà con Charizard, il suo Mega Charizard X. Quindi è un po' un problema. Allora, vediamo un po', eh. Contro il suo Mega Charizard X faremo combattere il nostro Mega Charizard X, che ne dite? Allora, eccolo qua Alain. Primo c'è un Pokémon selvatico. Un Mamoswine, niente male. Salve Alain. È bello rivederti, Glacial. Sto cercando delle Mega Pietre, ma una battaglia potrebbe essere un buon modo per, insomma, riscaldarmi. Allora, Alain, ma nel campo Charizard. Allora, tac. E tac. Ah, non è diventato Mega Charizard X lui? Non l'ha fatto Mega Evolvere? Strano. Molto strano.
Tyranitar. Contro Tyranitar invece userei Heracross. E andiamo di Close Combat. Super efficace per 4 e addio Tyranitar. Allora, oddio, non ha detto chi manda. Mannaggia. Non ha letto chi manda, quindi nel dubbio io rimando in campo Charizard. Mega Charizard X. Ok, tra Amphezant. Beh, un semplice lanciafiamme e questo pollo lo facciamo arrosto. Anzi, questo fagiano lo facciamo arrosto. Poi, Metagross. Donphan è tutto tuo. Vai con Earthquake. Minchia, che danno che gli abbiamo fatto. Disintegrato. Ed infine Weavile. Tipo ghiaccio. Heracross. Di nuovo tu. E andiamo di Close Combat. Perfetto. Ed infine manda Bisharp. Contro Bisharp invece io manderei di nuovo Donphan. Vai di Earthquake. No, mi ha fatto tentennare. Ok, Earthquake di nuovo. Disintegrato anche Bisharp. E abbiamo battuto Alain. Starò qui per un po'. Penso che ci sia una mega pietra qui da qualche parte. Va bene, Alain. A questo punto, però, il prossimo sarebbe sempre a Kalos. Quindi andiamo a fare un bel volo. Ah, è vero che qua non si può usare volo. Quindi torniamo alla città e ci teletrasportiamo. Un Pokémon selvatico qui. Ok, uno Snover. Fuga. Altro Pokémon selvatico. Fuga di nuovo. Eccoci qui. Allora, ritornate ad Endemil Town, andiamo a prendere il teletrasporto. Dopo esserci curati qui. E andiamo a Luminopoli. Qui a Luminopoli cerchiamo il Lysandra Caffè, che di preciso non ricordo dove fosse, quindi cerchiamolo. Mi sembrava fosse tipo in alto a destra, vediamo se ricordo bene. Tipo qui, questo? Sì, questo qui. Entriamo. E qui dentro ci sono sia Rocco che Sawyer. Ok. Allora, il nostro obiettivo per adesso è Sawyer, quindi combattiamo contro di lui. E lui dovrebbe iniziare con Sceptile, tecnicamente Mega Sceptile. Direi di andare con Charizard, d'altronde è l'unico Pokémon di tipo fuoco che abbiamo. Ciao Glacial, ah no, che non è Rocco, è Steven. Steven e io stavamo discutendo di quello che è successo appunto ai laboratori di Lysandre e al Team Flare. Abbiamo bisogno di una pausa in ogni caso, quindi una battaglia potrebbe aiutarci a schiarire le idee. Va bene. Ecco Sceptile. E andiamo di lanciafiamme. E poi Dragon Breath. Complimenti per essere resistito, caro Sceptile. Poi Clawitzer. Tipo acqua, Sceptile è tutto tuo. E andiamo di Mega Evoluzione e Leaf Blade. Bella lì. Ora Salamence. Contro Salamence io manderei Greninja.
Ice Beam. Ormai abbiamo dei Pokémon davvero troppo forti per essere messi in difficoltà da queste battaglie, ma è anche giusto così. Allora, Slurpuff invece è un Pokémon di tipo veleno, di folletto, volevo dire, quindi ti serve veleno. Poison Jab. E ancora Poison Jab. Ed ora Edge Slash, ok. Tipo spettrocciaio, credo. Andiamo con Charizard. E andiamo di Flamethrower. Ed ora Slaking, cambia un Pokémon, Heracross, vai. Lo Scombat. Un bel massaggino a Slaking. Azza, ci ha risposto con contrattacco. Ok, ci è andata male. Allora mandiamo in campo Sceptile che prende un po' di punti esperienza. E andiamo di Leaf Blade. Perfetto. E abbiamo battuto anche Sawyer. Questo mi ha aiutato molto. Torna quando vuoi, ma certo. Nel frattempo però tocca andare ad Alola. Quindi facciamo un salto qui nel teletrasporto. Eccoci qui. Andiamo ad Alola. Poi facciamo un salto qui dentro, così ci curiamo i Pokémon e andiamo di nuovo ad Awoli. Quindi borsa, bicicletta e andiamo. E qui ad Awoli dovremmo trovare un altro personaggio di Alola. Il nostro unico rivale, a dire la verità. Adesso lo troviamo da qualche parte. Qui non sembra esserci. Nemmeno qui sotto. Suiren l'abbiamo già sfidata. Qui dentro magari è nel centro Pokémon. No. Allora, forse qui, dentro la casa di Beavis, si è infilato, no, nemmeno. Non lo sto trovando. Ah, no, aspettate, 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 ho sbagliato. È sempre qui ad Alola, ma è al Tapu Village, non ad Awoli. Quindi andiamo al Tapu Village, dovremmo prendere questo, se non sbaglio, sì. E qui troviamo Howl. Howl che ha in realtà solamente due Pokémon, sarà una passeggiata a batterlo. Andrei con Greninja come primo Pokémon. Salve Howl. Alola, I just got done with a match against Nanu. Ok, già ho appena combattuto contro Nanu. Però ne voglio sempre di più. Vai. Decidueye, eccolo qui. E andiamo di un bel Dark Pulse. Di poco non è morto in un colpo, eh. Ed ora Extra Senso. Perfetto. Ecco Greninja che diventa Greninja di Ash. Livello 65, poi Raichu di Alola. Lasciamo in campo Greninja, andiamo di Dark Pulse di nuovo. Raichu non può resistere. E lo tiriamo giù. Wow! È stato incredibile! Sì, bravo! Ora torniamo da Wally. Direttamente con il teletrasporto. E andiamo ad affrontare l'ultima sfida dei rivali. Andiamo ad affrontare l'ultimo rivale che ci manca da essere affrontato. Lo abbiamo già visto in uno dei scorsi episodi, ma non l'abbiamo affrontato perché ve l'ho detto, sto andando in ordine. Quindi torniamo qui. Poi salto nel letto,
e torniamo a Kanto. Da qui possiamo volare ed andare esattamente qui, all'isola Cannella, dove c'erano Lilia e Iridio. Ed è Iridio che dobbiamo affrontare questa volta. Allora, lui inizierà con Umbreon, quindi io vado di Heracross. E mi sa che lo faccio anche Mega Evolvere. Andiamo. Glacial, è un piacere rivederti. Ricordati la nostra promessa di combattere ogni volta che ci incontriamo. Iniziamo. L'abbiamo già infratta in realtà. Prima sono passato, ho combattuto solo contro Lilia. E a te non ti ho cagato proprio. Allora, Mega Evoluzione e Zuffa. Addio Umbreon. Poi Silvally. Andiamo di Donphan. E andiamo di Earthquake. Dai, mi ha fatto tentennare. Che culo però. Doppio tentennio? Complimenti Silvally. Triplo tentennio, che non penso sia una cosa auspicabile o tipo probabile questa cosa, ma dettagli. Allora, rimaniamo in campo Heracross. Fai tentennare questo, merda. Ecco. Poi Licanroc, lasciamo in campo Heracross. E andiamo ancora di Close Combat. Ed infine Zoroark. Non ho usato la tattica dello Zoroark, di confondere lo Zoroark per un altro Pokémon. Perfetto, abbiamo battuto anche Iridio. E troveremo nostro padre, ci dice. Va bene, lui troverà il loro padre, mentre noi però abbiamo finito questo episodio. Quindi vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.